Benvenuti in questo nuovo video del nostro canale. Siamo oggi nella Fondazione Nino Migliori di Bologna, insieme a Nino, per proporvi qualcosa che immagino possa interessarvi. La storia nasce qualche anno fa, quando con Nino eravamo durante una presentazione pubblica e Nino raccontò il fatto che con Mario Giacomelli aveva negli anni 50 avuto una corrispondenza. E dopo quell'episodio molto spesso mi è tornata in mente questa cosa e via via cresceva la curiosità di conoscere il contenuto di quelle lettere che si erano scambiati e quindi niente, ho chiesto a Nino di poterle leggere e naturalmente anche all'archivio Mario Giacomelli, perché il materiale che leggeremo adesso è inedito, non è stato mai pubblicato in nessun libro né letto mai in pubblico. L'archivio Mario Giacomelli di Sassoferrato ci ha concesso l'autorizzazione a divulgare questi contenuti, lo ringraziamo, in particolare ringrazio anche Katiuscia Biondi che è stata con noi molto gentile e ricordo che gli originali autografi delle lettere che leggeremo sono conservati proprio presso l'archivio Mario Giacomelli di Sassoferrato. E io adesso molto indegnamente farò la parte di Mario Giacomelli, della lettera che mandò a Nino e Nino poi leggerà la sua risposta. La lettera è datata 12 dicembre 1956 e naturalmente è scritta da Senigallia. Allora, così scrive Giacomelli. Caro Migliori, prima di tutto tengo a chiarire che forse mi sono espresso male. Dicendoti di lasciare il realismo, intendevo alludere a quel genere di realismo che era nel mucchietto delle opere che avevo messo da parte davanti a me. Quelle altre opere invece che mi piacevano, mucchietto di fianco a destra, erano secondo me belle appunto perché fatte più spontaneamente, più poetiche. In esse la realtà tu sei riuscito a trasfigurarla. Nelle fotografie del mucchietto davanti a me la realtà era rimasta cronica. Insomma, io sono sicuro che realismo, lirismo, surrealismo e tutti gli ismi, quando un lavoro è proprio bello, scompaiono e non interessano più. Sono convinto che se uno sente l'arte non dice voglio fare il realista, voglio fare questo o voglio fare quello. Lui fotografa, esprime se stesso, senza pensare a formule. E se è artista farà cose belle, se no no. Ho parlato di te all'avvocato e gli ho detto che i tuoi lavori mi sono piaciuti moltissimo. Mi ha risposto che lui è sempre felice di vedere belle fotografie e che la prima volta che andremo insieme a Bologna ti vuol conoscere bene di persona. Così si conclude la lettera. L'avvocato a cui fa riferimento Giacomelli è naturalmente Giuseppe Cavalli. Allora, questa è la lettera che scrissi allora, il 16 dicembre 1956. Sono perfettamente d'accordo con te nel ritenere che ciò che è bello e valido su un piano artistico lo sia indipendentemente dagli ismi che possono essere stati attribuiti all'autore. D'altra parte, se ci si sente portati a studiare i caratteri dell'uomo e ad analizzarne il pensiero, cercando di descriverlo per immagini, mi sembra sia logico ed onesto procedere per questa strada. Secondo me, la forma fine a se stessa è grafia, pertanto valida solo come prova di buon gusto. Per contro, il contenuto puro decade nel racconto documentario, ossia nella cronaca quotidiana. Esiste così una sola via che ritengo giusta, pur accettando tutte le altre, ed è quella che ci porta ad apprezzare la poesia dell'individuo servendosi del contenuto sorretto dalla forma. A me succede, e credo succederà pure a te, di intuire più che di vedere certe scene che poi fisserò sulla pellicola. Tutto questo nella frazione di secondo che precede lo scatto. Penso che volendo sostituire a questo impulso il ragionamento, la fotografia potrebbe risultare forse più valida su un piano puramente formale, ma sempre più fredda, risentendo della mancanza di quel sentimento che ha generato una commozione istantanea, quindi sincera. Quando l'intelligenza si sostituisse al cuore, nella maggior parte dei casi l'immagine poetica cede il posto
all'elucubrazione. E questo è quanto scrissi io. Bene, grazie Nino. Mi sembra un pensiero interessante, considerando anche che è stato scritto nel 1956 e mette in rilievo come questi due autori, Nino Migliori e Mario Giacomelli, fossero già all'epoca interessati non solo al piano puramente, diciamo, pratico della fotografia, ma anche a quello estetico e a quello teorico. Naturalmente, come conclude Nino nella lettera, non stiamo parlando di opere teoriche didascaliche, no? In cui in qualche maniera l'Accademia dà il là alla fattura dell'opera. Stiamo parlando di opere d'arte che sono, come dire, sentite e quindi in qualche maniera, come appunto dice Nino, meno fredde, spontanee per certi versi, ma non esenti da un ragionamento che le precede, come abbiamo potuto appurare leggendo queste lettere. Va bene, grazie Nino. Grazie a voi.